Sì. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Allora adesso do due parole di saluto, sono un po' più di due però permettetemelo. Cari cesanesi, è con grande gioia e soddisfazione che mi rivolgo a voi per ringraziarvi della fiducia e dell'apprezzamento manifestato nei miei confronti e di tutta la mia squadra durante il voto del 15 e 16 maggio, volendo ancora i componenti della lista Cesana 2000 alla guida del nostro paese per questi 5 anni. Abbiamo vissuto momenti difficili, ma questi devono essere solo brutti ricordi da dimenticare. Invece la speranza e il desiderio di costruire insieme cose nuove devono essere la forza e il coraggio per andare avanti, anche tra le tante difficoltà che potranno sorgere. La cittadinanza apprezza molto quando l'amministrazione di un comune si svolge in un clima cordiale e di sincera collaborazione, indipendentemente da quella che è stata la campagna elettorale. Tutti noi siamo qui, sia maggioranza che minoranza, per il bene del Paese. Mi sento e sono il sindaco di tutti. Come vorrei, in questo momento, stringere ad ognuno la mano e far sentire la mia vicinanza. Ai giovani, che con il loro affetto, il loro calore, la loro stima, la loro sincera e disinteressata amicizia mi hanno convinto a mettermi in gioco in prima persona per accettare questa sfida. Io so che loro sono carichi di propositi e di speranze, attendendo dagli adulti esempi validi e proposte serie. Il mio più grande desiderio è di non deludere mai le loro attese e le loro aspirazioni. A loro dico di osare nel chiedere e suggerire quelle che ritengono abbiano bisogno di cambiamento. Sicuramente, diventando protagonisti attivi, daranno una mano perché la nostra Cesana migliori. Agli ammalati e a coloro che soffrono, garantendo una preferenza particolare per loro, perché come dicevo nella mia lettera di presentazione della lista, nella vita di un comune lo sviluppo edilizio e urbanistico è certamente importante, ma è importante anche l'accorgersi di chi soffre, di chi ci sta accanto ed è in difficoltà, per non perdere di vista tutti quei valori fondamentali e irrinunciabili che sono alla base della convivenza civile. Alle famiglie, in modo particolare per quelle provate da diverse situazioni di crisi economica, sociale e finanziaria in cui si trovano coinvolte, per mancanza di posti di lavoro o per diminuzione di stipendio dovuti alla cassa integrazione, mobilità e altre problematiche sociali similari. Noi come comunità non dobbiamo lasciarle sole, ma attraverso la nostra sensibilità e il nostro aiuto dobbiamo far sentire loro il nostro affetto e la nostra vicinanza solidale. Ai bambini e ai ragazzi, che con il loro sorriso e la loro allegria sono motivo di gioia per tutte le persone che avvicinano, sappiano con la loro spontaneità, con il loro entusiasmo e con la loro voglia di vivere, trasformare questa nostra società proiettandola a un futuro migliore. Vorrei ora augurare a me e a tutti voi di vivere questo impegno politico come servizio per gli altri, attraverso l'adempimento del proprio dovere quotidiano nella moralità e nella gestione disinteressata e trasparente del potere. E per noi credenti, sento come esigenza di chiedere un aiuto dall'alto per svolgere nel migliore dei modi tutto quello che ci siamo prefissati.